Ma scusa, quello che ti ha detto... Però non c'è... Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, a quando mio amico capo. Allora, grazie per essere qui e questa è una bella serata perché parliamo di un nostro concittadino che è un personaggio che è vicino e quindi dovrebbe essere conosciuto. In realtà è vicino e piuttosto sconosciuto ai più come personaggio. Quindi magari stasera colmiamo un po' di lacune che abbiamo rispetto alla vita e alle opere di questo nostro concittadino. E l'altra cosa che volevo dirvi è che questo ciclo si interrompe per Natale, poi ci ritroviamo il 25 gennaio per una serata su Levi e che è collocata vicino al giorno della memoria, quindi per dare un senso stretto tra le opere e ciò che raccontano, quello che ci tramandano di così terribili. L'altra cosa che volevo dirvi è che in questo periodo strettamente invernale parte una cosa nuova per Perugia, molto bella, la facciamo sempre qui, i venerdì, e viaggio alla scoperta dei nostri antenati. Un ciclo di l'abbiamo chiamate conversazioni, non conferenze, perché non abbiamo intenzione, dico al Perugino, di somministrare dei pillotti. Abbiamo intenzione di aprire dei dialoghi sulla nostra storia, sul nostro passato, sui nostri antenati, fatti anche guidati dall'esperienza di un grande personaggio, che è Augusto Ancillotti, uno dei più grandi studiosi in assoluto mondiali di questa stirpe umbra che ha popolato l'Italia prima degli Etruschi, che è sicuramente nostra progenitrice, ma anche con memorie dei cittadini, aneddoti, cose sentite, domande, richieste, diciamo è uno scavare collettivo del nostro passato. Sono quattro conferenze, trovate sulle poltrone, sulle seggiole trovate il saranno sicuramente molto interessanti. Un'altra cosa che volevo dirvi è con l'amico Sergio Ragni e gli altri straordinari partner che ci hanno accompagnato in questo percorso, abbiamo ragionato sulla riapertura nel 2013 di questo ciclo Teatro e Poesia del Borgo. Questa volta l'obiettivo sarà l'Europa e qui vedremo raccontati e rappresentati Shakespeare, Molière e grandissimi personaggi internazionali che anch'essi fanno parte del nostro mondo. Questo è quello che volevo dirvi. Alla fine della serata, come sempre, la pericena alla Lumera, al quale siete tutti invitati. Grazie e la parola a Sergio. Sì, due parole soltanto, poi mi metto lì a Luisa. Poi ci sono i libretti, ecco, sono gli scritti di Capetini su Perugia, molto belli, tra l'altro un libretto curato dall'amico Sandro Allegrini che ha curato la ristampa con il comune, e ci sono anche delle bellissime incisioni di Serena Cavallini. E per 5 euro anche all'uscita lo potete prendere giù in fondo. E vale la pena perché veramente un pezzo l'ho anche preso proprio all'inizio del montaggio, un pezzo bellissimo, l'ho usato per il montaggio, ma quello che scrive su Perugia si sente il grande amore che aveva Capetini per la sua città. Ecco, devo dire che lavorare al montaggio con i testi passatimi dall'amico Martini, io conoscevo Capetini per un'esperienza precedente proprio sempre con il professor Martini, letture nei licei alcuni anni fa, ma nella parte teorica di pensatore. E in questa volta invece proprio ho avuto più cura
appetiti, ci sono anche le idee, ovviamente non se ne può fare a meno, e è stato anche emozionante incontrare delle poesie che non conoscevo e che hanno rivelato che Capitini è anche, oltretutto, anche un grande poeta. E quindi a un certo punto, e qui appunto ho sentito, perché per il grande amore che Capitini aveva per la musica, e sentirete una poesia proprio sulla musica, proprio all'interno, che ci sarà nel montaggio, ho sentito che per la prima volta nelle precedenti letture non ho mai ritenuto opportuno che la musica fosse sotto il testo letto dagli attori. Qui ho sentito che, forse mi sbaglio, forse qualcuno mi dirà che era meglio fare le poesie così secche, senza accompagnamento, e invece ho sentito questa esigenza e ho avuto la fortuna, ma veramente la fortuna, di trovare uno spazio nei mille impegni di mio cugino Stefano. Con quale tra l'altro aveva avuto già delle esperienze precedenti proprio in occasione di letture, e quindi lui, come al solito, ha capito subito al volo e ha scelto le musiche giuste da mettere Frescobaldi nei pezzi che farà da solo come introduzione e come intervalli, e poi sotto, adesso lo dico a Divola, se mi sembra, Filippo Glass, Flamini e Lessi. Ho letto tutto? Sì, benissimo. E niente, a questo punto l'amico professor Martini farà una breve introduzione per puntualizzare proprio l'importanza che viene sottovalutata, stranamente avvenuta, non rifaccio il solito adagio del Nemo profeta in patria, però di Capitini. Allora, ecco, Capitini è un personaggio che tutti conoscono a Perugia, io mi trovo sempre in imbarazzo, no? Quando cosa, ci sono anche persone che lo hanno conosciuto, essendo egli morto nel 1968. E mi trovo in imbarazzo quindi a parlarne, però sono confortato dal fatto che spesso le persone che pure lo hanno conosciuto e che sanno benissimo chi è Capitini, forse non ne conoscono proprio del tutto l'importanza, ecco, di questo autore, che forse può essere considerato, a parte che Walter Vinni lo considera il maggiore scrittore umbro e perugino e umbro del Novecento, è autorevole il parere di Walter Vinni, ma è un autore che, come dire, a suoi tempi ha pubblicato con le maggiori case editrici italiane, da Einaudi a Il Saggiatore, alla Nuova Italia, a Feltrinelli, e quindi un autore che ha scritto molto ed è stato pubblicato e rispettato per questa sua importanza. E con la sua opera La compresenza dei morti e dei viventi, nel 1967 inizia uno speciale premio di Reggio. Non so, Valentino Cucchi ha musicato parte dei suoi testi, soprattutto la colloquio corale, che ora sentirete leggere. Capitini è un pensatore che ha introdotto in Italia la non violenza, l'idea della non violenza, quindi Gandhi. È stato poi un pensatore importante sotto il profilo, come dire, dell'antifascismo. È stato, come è stato detto dallo storico Gianni Sofri, il primo, l'unico che ha fatto l'innesto della non violenza all'interno della resistenza italiana. Ed egli parlava dei resistenti, egli che pure era non violento e quindi non aveva abbracciato la via della resistenza armata, dice: non bisogna criticare ciò che gli altri avevano fatto con tanto coraggio e eroismo. Si riferiva poi ai suoi amici, i due partigiani perugini, Riccardo Federini e Primo Ciabatti, a cui è intitolata la scuola elementare che sta qui nella adiacente via Luna Monti, che erano suoi amici, ecco. Ed è stato un grande pedagogista, oltre che professore universitario di pedagogia, ha insegnato pedagogia all'Università di Cagliari
per lunghi anni finché è diventato ordinario, e nel 1965 soltanto è potuto tornare nella sua Perugia come ordinario di pedagogia, facoltà di magistero, e 3 anni dopo, nel 1968, Capitini è morto, perché è stato un personaggio molto avversato dall'establishment culturale e soprattutto politico italiano. Il fatto che egli avesse patito durante il fascismo, Capitini, come si sa, vinse una borsa per la scuola normale superiore di Pisa e fu normalista, e lì iniziò il suo itinerario contro il fascismo in nome di una opposizione religiosa tutta interiore al fascismo, e scrisse quel libro nel 1937, Elementi di un'esperienza religiosa, che fu, come è stato detto da molti, fu un po' una Bibbia dell'antifascismo, un libro paragonabile per l'influenza che gli ebbe alle mie prigioni di Silvio Pellico, per l'influenza sui giovani soprattutto. Ebbene, questo è patito di carcere 2 volte, la Tribunale di Firenze e una seconda volta a Perugia. Un episodio da ricordare è che Capitini, finito il corso di studi alla Normale di Pisa, viene nominato dal direttore della scuola, che è il filosofo Giovanni Gentile, segretario amministrativo della stessa, perché aveva studiato da ragioniere a Perugia e poi da solo si era formato con la cultura classica, per cui aveva potuto accedere e vincere la borsa di studio alla facoltà di lettere di Pisa. Ebbene, era diventato segretario della Normale di Pisa e, iniziata la sua attività antifascista, era stato segnalato insieme ad un suo compagno di studi, Claudio Baglietto, che era andato in Svizzera, era andato in Germania per studiare la filosofia di Heidegger, ma soprattutto per non voler vestire i panni del militare, insomma. E non era tornato, per cui aveva fatto la garante Giovanni Gentile stesso, che si era molto seccato. Allora il vice direttore della scuola Normale Pisa Bianchi consiglia Gentile, ci chiamiamo Capitini e diciamogli di prendere la tessera fascista. Gentile lo chiama e dice, penso, perché conosceva la tenacia del tipo, penso di non poterla convincere, ma le chiedo di prendere la tessera fascista. E Capitini risponde, penso anch'io di non poter convincere lei, ma io non la prendo. E Giovanni Gentile dice, allora lei si dimetta, firmi le sue dimissioni. E Capitini di rimando, perché devo firmare le dimissioni? Mi dimetta lei. E quello lo caccia via dal posto, e Capitini ritorna nel 1933 nella sua Perugia e vive per 10 anni in povertà. Insomma, dal 33 al 43 nella sua Perugia dava lezioni private, era figlio del campanario, come si sa, nel Palazzo dei Priori, suo padre faceva il campanario. Ora, ecco, una cosa importante di Capitini, dicevo, è la sua opera educativa, non solo come pedagogista, ma come educatore dei giovani e come educatore politico, soprattutto. E difensore, subito dopo la guerra, della scuola di Stato, nel neonato regime cristiano, insomma, ecco. E difensore a spada tratta insieme a Vigni, a Codignola e a tanti della scuola pubblica italiana, quella scuola che oggi fa acqua da tutte le parti, perché molti si sono malati da fare per fare molti punti, vero? E che Capitini difendeva a spada tratta, ma soprattutto un educatore politico, come il suo amico il filosofo Guido Calogero gli riconosceva. Educatore politico efficace, tenace nella sua convinzione non violenta e nella sua idea della democrazia come un affare di tutti. Pensate che subito dopo la guerra egli istituì a Perugia i famosi COS, centri di orientamento sociale, dove per la prima volta dopo un ventennio di silenzio si poteva ascoltare e parlare, ed erano palestre di democrazia diretta nella testa di Capitini. Poi con la presa del potere da parte dei partiti, vero, queste esperienze furono accantonate, ecco. Si sentiva qualcuno insomma, più in vista politico, ma mica stiamo, dobbiamo stare a sentire quello che dice il professor Capitini, insomma. Intanto Capitini, ecco, dicevo, nel dopoguerra si occupa soprattutto di scuola e soprattutto dà adito alle realizzazioni
espressioni della sua idea di non violenza. È forse il pensatore italiano più noto e forse anche se non meno noto più importante della non violenza, italiano e anche di livello europeo. Attività che culmina il 21 settembre 1961 nella famosa marcia da Perugia ad Assisi, di cui si è celebrato l'anno scorso, come tutti sanno, il 50° anniversario, e un amico mio che è venuto da Torino, Marciano, mi diceva guardava finita in Italia e come attira soprattutto giovani, una cosa eccezionale. La stampa italiana si è defilata, insomma, piccoli trafiletti sulla Repubblica, sul Corriere della Sera, parlando d'altro ma non di lui. Ecco, io devo dire questo, che ho questo foglio per citare semplicemente alcuni giudizi su Capellini. Il giudizio di Edoardo Ruffini, che fu uno dei 12 professori universitari, 12 signori su migliaia di professori universitari, che non giurarono fedeltà al regime fascista. Edoardo Ruffini, figlio di Francesco Ruffini, giovanissimo professore, che dà questo giudizio su Capellini a persone, non faccio i nomi perché molti di voi forse le ricordano, ad alte autorità dell'Accademia Perugina, dell'Università Italiana, che chiedevano un parere su quest'uomo, e Ruffini dice: un uomo assolutamente in buona fede, perfettamente sterile dai bacilli italiani della malizia, della furberia e dell'interesse, uno di quegli uomini che, indipendentemente dalle loro idee e dall'oggetto del loro insegnamento, hanno molto da insegnare per la tenta morale che li sostiene e la fede che da essi promuove. Noi della Fondazione Capellini, io mi occupo di questo, stiamo cercando di rieditare i conti di Capellini, perché oggi anche la cultura di oggi, che ce lo richiede, noi abbiamo richieste da tutta Italia che siano resi disponibili i testi di Capellini. Io sono riuscito a far rieditare l'anno scorso, che ho presentato a Perugia, forse uno dei testi più belli di Capellini, Legione Aperta, che voleva rieditare, per la verità, Neri Pozza, che ne aveva fatto la seconda edizione, la prima quarta, ma l'ho voluto per forza Giuseppe La Terza, è stata eredita La Terza con una prefazione di Goffredo Fiore. Adesso il secondo grande libro di Capellini, dicevo con Sergio Ragni, il fatto che si sarebbe dovuto fare questo incontro il 2 novembre, non sarebbe stato male, a parte che forse avrebbe avuto più affluenza di pubblico, ma Il giorno dei morti, perché il grande testo di Capellini, La compresenza dei morti e dei viventi, proprio quel testo che dicevo che ebbe un premio di Reggio, è veramente, ecco, modestamente lo considero un profondo testo di filosofia, con profonde idee. Capellini non è propriamente un filosofo o soltanto un filosofo, è un uomo che ha avuto idee straordinarie, idee dirompenti che precorrono la sensibilità contemporanea, proprio con questa idea della compresenza dei morti e dei viventi e di un'altra realtà da realizzare in futuro, e che esprime la profonda insoddisfazione di Capellini per la realtà attuale, come essa è attuale e attualmente. E questa idea non utopica, perché Capellini non è un utopista, piuttosto è stata considerata anche un profeta, diciamo così, uno che dice le cose in anticipo sui tempi. Ma se voi leggete i testi di Capellini, voi noterete questo, è stato un uomo anche profondamente misconosciuto ed avversato, dicevo, prima dal fascismo e poi dalla politica, dall'establishment politico che ne è seguito. Pensate, Clara Cutini, la direttrice del Archivio di Stato, la invenzione dell'amica Clara Cutini, ha edito tutto il fascicolo della questura su Capellini, che comincia nel fascismo e si chiude non nel 1945 o 48, ma nel 1968. E Capellini è un piccolo uomo che non si piega di fronte al potere, non si piega di fronte alla cultura dominante che avversa le sue idee di sincerità, di verità, di abbandono alla verità, di non violenza, eccetera.
E forse e noi stiamo evitando, dicevo, l'epistolario dei capitini. Dicevo all'amico Gianfranco Pogliari che mi chiedeva in proposito che dal 2006 abbiamo cominciato, dal 2012 abbiamo edito un volume all'anno, siamo al sesto volume, quello di cui avete trovato quel foglio sulla sedia che io ho messo, e vi invito a venire alla presentazione dell'ultimo volume che faremo venerdì 23 novembre prossimo, alle ore 17, alla Sala Santa Cecilia, la stessa dove l'anno scorso abbiamo presentato Religione Aperta. È l'ultimo volume, il volume del carteggio con Norberto Bobbio, di cui adesso per chiudere vi leggo un giudizio che chiudo. E i volumi precedenti sono il carteggio con Walter Pinni, con Danilo Lorenzi, con Guido Calogero, un volume di 650 pagine, qualche cosa con Guido Calogero, col quale si scambiavano molti scritti, Capitini e Calogero stessi sul pensiero di Capitini, del pacifista marchigiano. Io mi sfugge questo nome, Marcucci, il mondo Marcucci, e l'ultimo questo con Norberto Bobbio. Il giudizio di Norberto Bobbio su Capitini è questo: tra coloro che volevano blandirlo e coloro che volevano spegnerlo, non si lasciò né blandire né spegnere. Agli uni oppose la sua ragione critica, agli altri la sua fede incrollabile. Si sente che le impressioni e gli impulsi che la città
calda si attenuano e prevale il senso di una campagna, ma tutta storica, non fuori dell'umanità astratta, come appaiono le Alpi o le sabbie d'Africa. Qui la terra è coltivata. Tutto sembra tenersi nel limite di umanità, ma senza ostentazione di questa e con tendenza ad ascoltare in silenzio, senza mai staccarsi dal naturale continuo della vita. Certe volte, anche a Perugia, il cielo è così ampio che non ci si sente più geograficamente in alto, ma in una posizione di umiltà, ma non oppressa, e quasi di familiare devozione all'infinito. Chiarezza di umiltà. Mio padre era un modesto impiegato comunale e custode del campanile. Suonava anche le campane comunali e tutti noi in casa sapevamo farlo. Suonava la campana morte nel pomeriggio di sole. O padre, per te. La luce vigorosa stava sui tetti. Come da fanciullo ho visto il tuo sorriso di uomo forte. Nell'aria tutto era oro, azzurro e verde, e un lamento si è levato per te. Tu sei morto, e dov'è la tua prestezza, il tuo comandare? Stai allungato ed immobile. Non mi darai più la carezza sul capo. Non ti porrai davanti a me mentre lavoro. Oh, il rimorso di non averti tanto parlato per quanto ti amavo. Com'ero contento di volgerti la mia mente ed apprezzarti. Quale mistero c'è nel mio affetto per te, se ogni giorno è cresciuto? Forse perché, dopo averti visto forte ed eretto, ti ho visto mite ed umiliato. Eri mortificato dalle tue dimenticanze. C'era chi sorrideva al tuo barbugliare, ma eri tuttavia paziente dentro le tue abitudini. Quando ero lontano da te, cercavo i mendicanti anziani che ti assomigliassero. Li aiutavo perché tremavano loro le mani e cadevano le cose. Non contano le parole che ci siamo dette, i fatti avvenuti. Una grandezza e un infinito è fra noi, ed io mi lascerei struggere. Non è possibile fare altro verso di te. Verrò alla tua tomba, terrò la tua immagine. Solo così posso rasserenarmi, ritrovare un volto dopo le lacrime. Tu ed io, operosi, bello come eri, e fuori di quella cassa come ti hanno messo. C'è qualche cosa di più della terra e delle sue tre o quattro dimensioni. Siamo al culmine, viviamo quest'ombra che si è diffusa. Siamo di là dalla memoria e dal suo piangere. Se la morte è un fatto, i fatti possono scomparire. I morti sono molto di più della morte e non scompaiono. Restano uniti a noi intimamente e noi non possiamo dire di loro altro che questo, che sono uniti a noi come tutti, che essi operano uniti a noi in ciò che di bene e di bello realizziamo. Mia madre, che veniva dal vicino villaggio di Brufa, lavorava instancabilmente per la casa e, come santa, per gli altri.
E tu, madre Lucina, ben sai che non basta una vita ordinata ed onesta. Tu fosti fedele per decenni a portare un ordine nella casa. Quando appena un grigio toccava la notte, sorgevi verso le cose aspettanti, nel silenzio di una mentale preghiera. Forse non basta nemmeno il traboccante affetto a guidare la sobrietà di atti concreti, la santa lana, il latte fumante, il letto composto inimitabile dalle tue mani. Raccontavi rievocando la nascita ai tuoi figli e i compleanni si sono lentamente dissolti. C'è un severo dovere di lotta, qualche cosa nella vita può spezzarsi. Ecco, le guardie possono apparire, mi porteranno in una cella con la finestra in alto. Tu sei con me, da madre inesaurita compagnia umana. Il silenzio dei morti non ci dà l'impressione del nulla, ma ci induce a sentire un rapporto universale e corale con tutti. E proprio dal raccoglimento silenzioso del cimitero esce la nostra coscienza più appassionata nella vita dei valori. Durante la Prima Guerra Mondiale io ero un adolescente, ma seguì la tragedia dell'umanità. Per di più ebbi un lungo periodo di dolore fisico personale e di impossibilità di lavorare. Perciò compresi e sentii nelle fibre stesse del mio corpo il limite della mia civiltà attivistica, che dava tutto il valore al fare, alla violenza, al godimento. E sentii un interesse e una solidarietà intima col problema di chi soffre, di chi non può agire, di chi è sopraffatto. Perciò passai sempre più agli studi filosofici, specialmente dal 1933, che meglio mi servivano per costruire le giustificazioni dell'opposizione al fascismo. Dal 1933 al 1943 ho fatto propaganda girando in molte città e con frequentissimi incontri a Perugia, specialmente tra i giovani, per costruire gruppi di antifascismo. All'inizio del febbraio 1942 doveva esserci un incontro tra Calogero, Ragghianti, Tristano, Codignola e me. La polizia riuscì a sapere di questa convocazione e ci arrestò tutti nella città dove ciascuno si trovava e ci radunò tutti alle murate di Firenze, facendo scrivere sulla porta di ogni cella isolatissimi. Se la prigione era penosissima, dal grande freddo al grande caldo, per l'oscurità notturna a causa del pericolo dei bombardamenti, mentre le cimici camminavano abbondantissime per tutto il corpo, per l'estrema fragilità del sonno, il tormento maggiore era la paura degli interrogatori. Avrei dato non so che cosa pur di essere libero da essi, perché con essi potevo compromettere centinaia e centinaia di persone. Per fortuna gli interrogatori non furono moltissimi e potei tenere un tono di semplicità, di bonarietà e non ostilità senza mettere quei signori in sospetto. La seconda volta dell'arresto, la mia prigione era Perugina e molto migliore di quella fiorentina. Sentivo l'aria della mia città, stando in piedi sul tavolo e leggendo vicino alla finestra, vedevo i monti a occidente della città. Ormai un bel gruppo cittadino di studenti, professori, operai,
Tanti in città pensavano come noi. Ma la questura ci stava preparando tutti per la prigione o per il confino. Ci stava preparando quando scoppiò il 25 luglio l'incredibile, radiosa notizia che il fascismo era caduto, che nella via principale di Perugia molti buttavano via visibilmente il distintivo fascista. Innumerevole, come una repubblica dove ogni essere
una validità infinita. Non tutto è l'azione. La presenza è uno di più all'azione. La vicinanza di tutte le persone è assoluta e sacra. E non c'è differenza assoluta tra il morto e il vivo, perché la presenza è nell'uno e nell'altro, e l'uno e l'altro sono nella solennità dell'umanità innumerevole. Si sente spesso il credente invocare Dio ed esprimere la fiducia che la provvidenza lo aiuterà, lo proteggerà, gli darà la salute, il benessere, la casa in piedi, la fortuna delle persone care, eccetera. E gli altri. E tutte le sventure che hanno colpito e colpiscono intorno a me tante persone, umili, modeste, poveri esseri, nella salute, nella casa, nei cari. Posso io avere religiosamente la presunzione di sperare e chiedere e avere fiducia che la provvidenza risparmierà me, la mia salute, le mie cose, i miei cari? Chi sono io? Sono qualche cosa di più di quegli altri esseri? Persone miti, candide, donne straziate nei figli, uomini maturi e seri, delusi della vita, assaliti per giunta da disastri pratici o da malattie spietate. Non c'è cosa che, religiosamente, voglio più lontana da me che la tentazione di pensare questa provvidenza per me. Il Dio per me sarà il Dio della liberazione di tutti. Religione e politica diventano così una cosa sola, la
L'azione è congiunta al pensiero. La riforma politica e sociale procede insieme con la riforma religiosa. Per Capitini, la non violenza era un valore assoluto, che non tollerava eccezioni. Quindi fu per lui una scelta sofferta affermare che valeva anche nei riguardi del nazismo. D'alta torre, ho guardato ai quattro punti dell'orizzonte. Andrò a raccogliere i morti sui campi di battaglia. Distenderò le braccia e le gambe raccatte. Chiuderò le palpebre fredde sui fissi occhi. Tra poco urti di uomini e spaventosi fragori e le persone sospinte, inseguite, strappate. Dentro le mille pazzie della guerra anch'io mi troverò. Aprirò parole pure, ordini di pensieri, atti fraterni. Intanto prenderanno il condannato, gli diranno di scavare la fossa. Poi egli guarderà intorno ai colli immobili, il cielo. Qualche rumore lontano di vita gli giungerà. Non avrà più il tempo di ripensare a tante giornate, alle voci di persone care, ai tuoi ricevuti, nemmeno di prevedere di venire a un accordo con i fatti. E quando spareranno i fucili in una vampa salirà un grido, il grido umano che è tardi e si perde. Liberare, liberare al più presto. Mi diranno, perché non vieni a combattere con noi? Non mi comprenderanno, eseguiranno la guerra. Ho amato essere con altri quanto la luce degli occhi. Così bello è il lavoro unito, la fiducia, l'aiuto. Ed ora nessuno vuole ascoltare. Eppure sono tutte persone. Sono divenuto estraneo. Gli altri non sentono che ci sono. Le risposte secche e l'amico che guarda dall'altra parte. Sarebbe facile che mi unissi altissimo a loro, obbligando un'unità aperta al di là della guerra. Resto qui, diviso da tutti, per la più profonda unità. Ma la non violenza non è appoggio all'ingiustizia. Oltre l'equivoco della non violenza come pace, io vorrei chiarire e dissipare un altro equivoco che è ancora più insinuante e pericoloso. Se la non violenza dovesse essere interpretata o comunque risolversi in un'acquiescenza all'ingiustizia, a quella violenza di secoli cristallizzata in poteri e privilegi, decorati ora di un'apparente legittimità, non ci sarebbe sollecitazione tentatrice a metterla in dubbio e ad abbandonarla. Bisogna aver chiaro che la non violenza non si colloca dalla parte dei conservatori e dei carabinieri, ma proprio dalla parte dei propagatori di una società migliore, portando qui il suo metodo e la sua realtà. Il non violento che si fa cortigiano è disgustoso. Migliore è allora il tirannicida, Armonio, Aristogitone, Bruto. Due grandi non violenti come Gesù Cristo e San Francesco si collocarono dalla parte degli umiliati e degli offesi. La non violenza è il punto della tensione più profonda dei sovvertimenti di una società inadeguata.
Il potere è di tutti. Ogni società fino ad oggi è stata oligarchica, cioè governata da pochi, anche se rappresentante di molti. Oggi, specialmente, malgrado la diffusione di modi democratici, il potere, un potere enorme, è in mano a pochi in ogni paese. Bisogna invece arrivare ad una società di tutti, all'omnicrazia. Esiste la società civile, che è una creazione storica molto importante, ma essa è ancora troppo imperfetta. Vi esiste lo sfruttamento. Alcune mani hanno ricchezze grandissime, altre mani, pur lavorando tutto il giorno, non riescono a riportare a casa, e quale casa certe volte, un guadagno sufficiente. Alcuni hanno un potere grandissimo nel comandare, nell'imporre agli altri la loro volontà anche con la forza, e molti altri debbono raccomandarsi e ubbidire per salvare una semplice vita. Eppure, se si guarda bene, gli sfruttati e gli oppressi sono un'immensa maggioranza in confronto a quelli che hanno il potere politico ed economico. Poche persone decidono della pace e della guerra, del benessere e del disagio di tutti. E chi controlla questi pochi potentissimi? Solo i gruppi di potere. La moltitudine non è presente. Nella società attuale permane una concezione gerarchica e chiusa, per cui i dirigenti di ogni ente si sentono impegnati soltanto davanti ai loro superiori. Invece, la prima responsabilità di ogni ente è davanti al pubblico anonimo, e davanti a questo l'ente deve parlare e ascoltare, giustificando i propri provvedimenti in una determinata situazione e ascoltando suggerimenti e proposte. L'affermazione che facciamo da anni è che la prima concretizzazione del principio che il potere è di tutti è il valore dell'assemblea permanente o periodica, che è lo stesso. Noi sostenevamo e sosteniamo che l'assemblea va costituita dappertutto, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle aziende agrarie, nelle parrocchie, negli ospedali, negli enti previdenziali e assistenziali, perfino nelle carceri, nei limiti, ben si intende, dell'ordine generale. Le assemblee hanno il compito di controllare le varie e onnipotenti burocrazie, di conoscere le entrate e le spese, di proporre mutamenti. Le sofferenze.
ritorno dalle tombe nel novembre, consapevole. Non posso essere che con un infinito compenso a tutti. Si dissolvono anche i cieli talvolta con le nuvole, ma ecco, guarda, si leva la musica e siamo tutti infinitamente. Quando procede l'alta musica, tutto ciò che è più del mondo viene ed ascolta. Nelle pause, il silenzio volge uno sguardo sovrano sul mondo. Nell'altezza delle musiche, del pensare, della bontà, l'infinito vede il suo bisogno corrisposto. Quanto è più vero lo spazio dentro la musica. Quelle linee vigorose, quel prima e quel poi, insediano fermamente un'armoniosa misura alle fronte silenziose dei pini sui porci, al fiore che si regge sullo stelo con grazia. Gli animali vengono su, sbigottiti e affettuosi. E il pensiero si incontra lieto con il ritmo. Voi che avete vicino strumenti di musica e un canto, ecco, aprite con amore il silenzio. Così tutti in sonno unisca, disceso.
senza nota. Entriamo pacati nella notte, grati alla festa, dopo esserci aperti a lei. Il giorno della memoria.